ritrovati al proseguimento del nostro racconto dedicato alla scoperta dei depositi del Parco Archeologico del Colosseo. Depositi che ormai non sono più così invisibili come li abbiamo etichettati all'inizio di questo nostro percorso. Abbiamo visto infatti quanto ancora conserva la Domus Aurea, tra l'altro esposti già nella preziosissima mostra su Raffaello e lungo il nuovo percorso di visita della Domus. Abbiamo visto le meravigliose collezioni del complesso del Foro Romano e Palatino e oggi ci troviamo al Colosseo. Il Colosseo possiede almeno una ventina di magazzini e una quantità importante di depositi. Uso intenzionalmente questa doppia denominazione in quanto vorrei da subito identificare il magazzino all'interno del Colosseo come uno spazio che noi abbiamo protetto da cancelli e allarmato. Il deposito invece come qualcosa di diffuso all'interno del monumento, una sorta di museo diffuso che il visitatore stesso lungo il suo percorso di visita incontra e può vedere. Sono materiali che raccontano i 2000 anni di storia di questo grandioso edificio, materiali che sono stati rinvenuti innanzitutto durante le grandi campagne archeologiche che a partire dal 700 e poi soprattutto nel corso dell'Ottocento hanno costituito la riscoperta archeologica del Colosseo a cui finalmente viene restituita la sua funzione di edificio da spettacolo, una funzione che si era persa negli anni bui del Medioevo. Grandi campagne archeologiche volte a svuotare l'arena e l'interro che aveva riempito gli ipogei, da cui sono emersi materiali che raccontano la vita quotidiana del Colosseo nel corso di lunghi secoli. Ma molti di questi materiali provengono anche da quella che è stata la storia del vissuto di questo edificio, costretto a fenomeni di degrado, di abbandono, colpito da terremoti, da incendi che lo hanno compromesso, anche da spoliazioni che hanno ridotto questo edificio a uno scheletro che ha perso la sua pelle, come a me piace molto definirlo. Ha perso cioè tutto quell'apparato di decorazione architettonica che è in un certo senso imploso su se stesso e che oggi, come dicevo, in una sorta di museo diffuso il visitatore incontra lungo il suo percorso. Si tratta di capitelli colossali, di colonne, di transenne, di marmi che raccontano appunto della funzione architettonica, della storia architettonica di questo monumento. In questi mesi noi ci siamo dedicati insieme a tutti i colleghi, al personale di vigilanza, insieme quindi ad un gruppo molto nutrito di persone a riorganizzare questo immenso patrimonio. Come dicevo, abbiamo circa una ventina di magazzini, ognuno dei quali è stato numerato, all'interno del quale è stato identificato il contenuto dei materiali, perché la base di ogni conoscenza è la mappatura degli spazi che abbiamo e di quello che questi spazi contengono. Senza la mappatura, senza la conoscenza, è impossibile ovviamente attivare un racconto e quindi garantire anche in un futuro sempre più vicino, come ci auspichiamo, la fruizione e quindi la valorizzazione di questi materiali. Me Valentina Mastrodonato, archeologa, assistente tecnico da ormai più di 15 anni qui al Colosseo. Valentina esercita la sua attività di tutela all'interno del monumento e sui materiali mobili, annotando, registrando, schedando e catalogando tutti questi reperti, soprattutto in occasione delle movimentazioni che sono un momento importante che deve essere sempre monitorato. Movimentazioni che poi avvengono anche in occasione di prestiti per mostre sia nazionali che internazionali, rispetto alle quali il Colosseo è sempre molto presente. In questo momento, ad esempio, mentre vi parliamo, c'è una grande mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dedicata ai gladiatori e ovviamente il Colosseo la fa da padrona. Ma non è l'unica, vero Valentina? Sì, è vero. Possiamo dire che è dal 2013 che il Colosseo ha iniziato
a prestare gli elementi decorativi e architettonici del suo patrimonio, a grande richiesta, dobbiamo dire, e quindi molto volentieri noi abbiamo cercato dei pezzi rappresentativi nei vari depositi, e le opere che noi abbiamo dato in mostra hanno viaggiato pressoché ininterrottamente dal 2013 fino al 2019, quando è tornato il nucleo più cospicuo, che poi vi farò vedere, mentre invece, come diceva Federica, un'altra parte è attualmente esposta al MAN. Facciamo un piccolo passo indietro, perché il Colosseo non ha soltanto prestato all'estero, ma ha anche esposto se stesso. Nell'anno giubilare 2000 il Colosseo ha inaugurato una lunga tradizione, ancora oggi viva, di ospitare al suo interno delle mostre temporanee. E la prima mostra a inaugurare questa tradizione, che ormai è cara al grande pubblico e a tutti noi, è stata una mostra che il cui titolo, Sangue e Arena, era particolarmente evocativo proprio dello spazio anfiteatrale che ospitava questa mostra. Quindi il Colosseo ha messo in mostra, ha esposto se stesso, soprattutto la parte antica, la fase, diciamo, di anfiteatro. Quindi sono stati esposti per la prima volta importantissimi elementi del suo apparato decorativo e del suo apparato architettonico, ma anche oggetti, diciamo, collegati alla gladiatura, quindi ai suoi spettacoli. La mostra ha avuto un successo strepitoso e un nucleo importante di questa mostra è poi diventato, immediatamente dopo, nel 2007, il nucleo originario dell'esposizione permanente. Nel 2016 c'è stata un'altra importantissima mostra, sempre temporanea, dal titolo nuovamente evocativo, Colosseo, un'icona. Quindi il Colosseo ha esposto se stesso, ma proseguendo, inscenando la sua lunga vita nei secoli. Quindi sono stati esposti anche oggetti collegati alla vita nel Medioevo, fino al Rinascimento, fino poi alla grande stagione degli scavi dell'Ottocento e agli inizi del Novecento. Quindi una storia lunghissima. La mostra Colosseo un'icona nel 2016 ha generato un ulteriore nucleo permanente, questa volta appunto arricchito da materiali di queste fasi successive rispetto a quella antica, quella romana. E infatti dal 2018 questo nucleo si è trasformato nel Museo Colosseo. Dunque, la scelta di reperti sia per le mostre sia per le esposizioni, ma anche per la conoscenza di un monumento, ovviamente si fonda sulla conoscenza del patrimonio, sulla conoscenza quindi dei reperti che sono conservati nei depositi, che hanno una precisa organizzazione, ma si fonda soprattutto su un lavoro iniziato a partire dagli anni 70, proprio quando il nostro Ministero da Pubblica Istruzione diventava Ministero appunto dei Beni Culturali. Questa catalogazione degli anni 70 ha prodotto degli strumenti importantissimi, praticamente l'identikit di ogni reperto, e anche il Colosseo ha praticamente una banca dati e un archivio importante. Questi che noi chiamiamo affettuosamente schedoni sono schede scritte da chi ci ha preceduto, e quindi per noi è anche un privilegio poter studiare, poter acquisire conoscenza grazie al lavoro capillare e paziente fatto dagli archeologi che sono venuti prima di noi, e preziosissime perché hanno rappresentato la prima catalogazione di quelli che erano gli elementi decorativi, fondamentalmente gli elementi decorativi architettonici rinvenuti a partire dagli inizi dell'Ottocento, con gli sterri che hanno interessato la parte dell'arena che però era ancora interrata, e tutto lo spazio un po' anfiteatrale e circostante l'anfiteatro, e poi a seguire hanno avuto come oggetto tutti i reperti rinvenuti negli sterri del 1874 che hanno interessato gli ipogei, e da lì è venuta la maggior parte degli elementi che noi oggi vediamo anche esposti nell'esposizione permanente.
Quindi parliamo di colonne, capitelli che troviamo anche lungo il percorso, quindi visibili, visitabili durante una giornata di visita del Colosseo. Ma abbiamo anche le transenne, i gradini, i sedili, le cornici, gli architravi, quindi tutto quello che dall'alto è caduto negli ipogei, poi venne trovato alla fine dell'Ottocento e poi è stato catalogato, è iniziato a essere stato catalogato proprio negli anni 70. Ecco perché questo è uno strumento validissimo, perché nei depositi noi andiamo a cercare il pezzo e poi ritroviamo il pezzo schedato. Importante strumento sono anche queste schedine inventariali, più o meno di quegli anni, dove troviamo indicata ancora la stima in lire proprio di quegli anni, che indica il pezzo ascritto al patrimonio del nostro ministero. Ovviamente il fatto che noi abbiamo avuto delle esposizioni temporanee all'estero o delle esposizioni permanenti, e abbiamo ancora esposizioni permanenti, ci fa capire come il lavoro di catalogazione non si ferma. È una base di partenza, ma noi abbiamo continuato l'inventariazione e la catalogazione in tutti questi anni, cercando proprio nei depositi per le mostre quei pezzi che fossero particolarmente significativi, e anche a rotazione in qualche modo noi cerchiamo di esporre quello che parla e racconta meglio il Colosseo. Quindi la catalogazione non si ferma. Il riscontro con le schede non si ferma, è un lavoro sicuramente laborioso, è un lavoro che richiede molta pazienza, un incrocio di dati, anche un pizzico di memoria. Sicuramente avere una solida base come questa è fondamentale. Ci troviamo all'interno del Lavaggio Marmi, che è il magazzino allarmato, principe del Colosseo, il più grande, perché da solo occupa ben 4 fornici. E qui troviamo, per esempio, su queste scaffalature un piccolo numero del cospicuo materiale pertinente alle iscrizioni. Qui vediamo i frammenti del cosiddetto muro del podio che circondava per tutto il perimetro il piano dell'arena, su cui sono iscritti i nomi dei senatori, i senatori i cui posti erano assegnati, quindi vengono definite loca, cioè posti a sedere. Queste iscrizioni in parte sono state catalogate negli anni 70, ma poi all'inizio degli anni 2000 c'è stata un'importante ed estesa mappatura dei reperti esposti lungo il perimetro dell'anfiteatro, nei sottoscala e nei fornici, ma anche nei depositi, e ha interessato questa mappatura e poi schedatura tutte le iscrizioni, appunto. Vediamo infatti i numeri di inventario e relative schede, ma ha interessato anche quello che era la parte della decorazione architettonica, quindi basi, cornici, frammenti di transenne e via discorrendo. I loca hanno una datazione non anteriore al IV secolo d.C. E sono uno strumento di conoscenza epigrafica, ma anche onomastica, importante anche della storia degli spettatori, delle classi elevate che sono state qui al Colosseo. Per la mostra Colosseo un'icona, per esempio, è stata inventariata e catalogata l'iscrizione, che qui vediamo in frammenti una parte soltanto, l'iscrizione del basamento in travertino della croce, che nel 1926 venne riportata dal governo fascista all'interno del Colosseo, in un'operazione ovviamente dal forte sapore politico e propagandistico. L'iscrizione venne per la prima volta esposta nella mostra Colosseo un'icona e adesso è attualmente esposta nel Museo Colosseo, cioè l'esposizione permanente, dal 2018. Qui nel Lavaggio Marmi noi conserviamo le parti che si è deciso di non esporre, ma che comunque sono catalogate e vengono ovviamente tenute riposte all'interno di un magazzino allarmato. Per esempio, lì all'angolo vediamo alcuni frammenti di uno dei tripodi marmorei che decoravano molto probabilmente la cavea. È stato trovato in scavi recentissimi sulla piazza. Ovviamente
I pezzi e i frammenti sono tutti pertinenti, quindi aspettiamo un restauro e l'attacco dei frammenti e poi faremo una catalogazione di questo reperto. Ci troviamo in un deposito al secondo ordine, in piano vediamo altri loca. Nella parte centrale questi pezzi puliti e restaurati sono ritornati definitivamente nel 2019 dalle due mostre itineranti in Europa e negli Stati Uniti, che avevano come tematica una giornata al Colosseo, One Day at the Colosseum, e i gladiatori, Gladiators. Quindi la tematica ovviamente è strettamente legata all'anfiteatro e al Colosseo. Tutti questi frammenti di decorazione architettonica, elementi decorativi, sono stati catalogati proprio, la maggior parte di essi sono stati catalogati proprio in quell'occasione, quindi a partire dal 2013 grosso modo, e sono stati individuati all'interno di depositi. La tipologia di appartenenza è quella della decorazione specifica del Colosseo, che troviamo anche esposta nella esposizione permanente. Allora, possiamo vedere, abbiamo qui un frammento di soffitto con lacunare. Qui abbiamo la parte sommitale, la parte superiore di rovesciato, ovviamente, di un capitello composito. Si vedono soltanto le volute ioniche. Tutti i capitelli esposti sia nel percorso dei visitatori sia nell'esposizione erano parte della porticus sommitale, quindi la porticus in summa cavea, e erano essenzialmente di due tipologie: o corinzi oppure compositi, come in questo caso, quindi con volute ioniche. Poi la parte centrale, il corpo del capitello, era decorato o a foglie di acanto o a foglie lisce. Questa è la parte soltanto superiore. Questo invece è un frammento di scultura dallo stile fortemente severo, probabilmente una peplofora, e quando è stata individuata all'interno dei depositi, poi è stata esposta nella mostra, in questo caso Icona, quindi una mostra del Colosseo, nel Colosseo, è stata collegata con una probabilmente delle 156 sculture che decoravano le arcate, che venne trovata negli sterri dell'Ottocento lungo il fronte settentrionale dell'anfiteatro, è la famosa Estia Giustiniani, che è esposta ai musei capitolini. Qui abbiamo un elemento decorativo tipico dell'anfiteatro Flavio, è la parte terminale di una transenna laterale dei vomitori. I vomitori erano gli accessi sulle gradinate. E queste transenne laterali fungevano anche da corrimano e avevano come decorazione della parte sommitale, o come in questo caso, una testa di coccodrillo, e la parte frontale, vediamo, è decorata con motivi marini, quindi abbiamo un tridente e un mostro marino che si attorciglia. È possibile quindi che la parte centrale che si sviluppava della transenna probabilmente fosse decorata forse con un delfino o qualcosa legato al mare. Poi abbiamo due frammenti di balaustre. Le balaustre rappresentavano invece avevano la funzione di parapetti per non far cadere gli spettatori sulle gradinate, quindi decoravano con motivi vegetali la parte sommitale dei vomitoria. Qui abbiamo invece, qui a terra, abbiamo un'esemplificazione del lavoro che c'è quando noi abbiamo richieste di prestito da parte di altri enti, istituti o musei. Infatti, cercando dei graffiti nei depositi, abbiamo trovato due frammenti che ci è sembrato subito poter essere pertinenti ad una medesima lastra graffita. Le lastre graffite erano parte delle gradinate, quindi i graffiti noi li troviamo sia sulla seduta, quindi sui gradini, oppure sullo schienale, come in questo caso appunto le lastre graffite. Si vede il marmo è identico, su un frammento si vede una testa femminile con corona,
e la parte, quello che resta di una faretra, mentre invece sull'altro frammento vediamo il braccio evidentemente pertinente nell'atto di scoccare una freccia, probabilmente Diana, abbiamo pensato, e questo dimostra lo studio che c'è anche nella scelta di reperti che noi dobbiamo mandare a mostra, ma anche eventualmente se noi volessimo fare un allestimento alternativo o affiancato a quello già presente e permanente, per a rotazione far vedere tutti i pezzi che comunque noi abbiamo nei nostri depositi, anche perché il Colosseo ha ancora veramente tanto da dirci. La regola aurea per poter garantire la conservazione di questo patrimonio, come potete vedere all'interno di questo magazzino e da queste cassette, quindi per garantire la conservazione ma anche la sicurezza per chi ci lavora e chi un giorno forse potrà anche fruirne, perché in prospettiva, come abbiamo detto, vorremmo cercare di rendere sempre più visibili questi magazzini, è la manutenzione. L'architetto Barbara Nazzaro, responsabile tecnico del Colosseo, ne sa qualcosa e lavora quotidianamente insieme a tutto il gruppo di lavoro, ovviamente, perché questi luoghi, anche se non frequentati, ma frequentati da noi o dai nostri collaboratori, siano sempre perfettamente in ottime condizioni. Sì, esatto. Tra le varie attività che vengono svolte nell'ambito della manutenzione programmata che svolgiamo annualmente, quindi con dei cicli di attività appunto programmate all'interno del Colosseo, c'è anche la cura e la revisione dei magazzini. Questo comporta un'attività che controlli che siano sempre esistenti e presenti le condizioni, uno, di sicurezza per i visitatori o i fruitori e gli studiosi, ma anche dei reperti, quindi una doppia attività che controlli, diciamo, la stabilità delle volte, l'assenza di infiltrazioni, possibile accesso di volatili o di roditori o altri o insetti o insomma comunque animali che possono in qualche modo danneggiare la conservazione dei reperti presenti, allo stesso tempo anche creare un danno possibile ai fruitori. Quindi è un'attività che viene svolta ciclicamente con delle attività di controllo programmate e all'occorrenza, qualora arrivasse un imprevisto, si interviene prontamente per appunto mantenere e conservare tutte le condizioni possibili di sicurezza e di ambiente idoneo per la conservazione dei reperti che, come avrete avuto occasione e avrete occasione di vedere, sono di varie tipologie, sono lapeidei, ceramici, anche di origine animale, per esempio abbiamo ossa anche di animali che sono state ritrovate all'interno dello scavo, che sono pertinenti a diverse attività sia antiche, tipo resti di cibo dei visitatori antichi che fruivano dell'anfiteatro, piuttosto di attività che sono avvenute e che hanno continuato la vita dell'anfiteatro in epoche successive, medievali, anche rinascimentali. Sappiamo benissimo che all'interno del Colosseo c'erano stalle e comunque attività dove c'erano degli animali le cui ossa sono state ritrovate e sono conservate per essere studiate relazione strettissima con la storia del monumento. Quindi i magazzini stessi fanno parte della nostra attività di conservazione e di manutenzione, sia per la struttura che li contiene, quindi del monumento intero, nella parte appunto delle volte, delle pareti, la conservazione dei lacerti di intonaco e le possibili infiltrazioni, l'ingresso di animali, o lo stesso e allo stesso modo la conservazione dei reperti stessi, come abbiamo detto, sono di diverse e svariate tipologie. Ci piace dire che il Colosseo, con i suoi 2000 anni di storia, continua ad essere un grande laboratorio di ricerca. La filiera dello scavo,
della catalogazione e poi dello studio non si è mai interrotta. Io oggi sono con Elisa Cella, funzionario archeologo del Colosseo, e a lei chiedo di ripercorrere un po' le vicende che hanno contraddistinto la conoscenza del Colosseo attraverso gli scavi, oltre agli grandi scavi settecenteschi e soprattutto ottocenteschi che, come dicevamo, hanno avviato la riscoperta archeologica del monumento, e la disciplina dello scavo stratigrafico ovviamente è quella più recente, più vicina a noi, degli ultimi 40 anni. Ha interessato molti luoghi all'interno e all'esterno del Colosseo, con importanti anche sorprese. Assolutamente, assolutamente. Il Colosseo non si è sottratto in alcun modo a quella che noi archeologi chiamiamo la rivoluzione stratigrafica, alle sue conseguenze, conseguenze che hanno portato ad arricchire e ad approfondire moltissimo tutte le conoscenze sulla cultura materiale. Chi mi ha preceduto ha illustrato questo grande deposito diffuso costituito da capitelli, frammenti di colonne, basi, elementi lapidei meravigliosi, molto ben conservati, quelli che noi consideriamo i veri e propri pezzi da museo, ma il Colosseo conserva all'interno dei magazzini e dei suoi depositi frammenti che spesso ci restituiscono indicazioni e nozioni fondamentali per la ricostruzione di contesti, interi contesti, contesti che sono in realtà luoghi e abitudini, persone, storie. Ognuno di questi pezzi, ognuno di questi frammenti che vedete qui, di fatto ci parla di un lavoro quotidiano certosino che è al centro delle attività dell'ufficio catalogo, che in questi anni ha visto, anche avvalendosi di specialisti e collaboratori, un lavoro forsennato di ricostruzione non solo di quella che era la decorazione architettonica, ma anche della vita quotidiana che di fatto brulicava su questi spalti. Sicuramente negli anni in cui il Colosseo fu adibito ad accogliere giochi, cacce, combattimenti e duelli, il pubblico andava in visibilio, supportava i propri beniamini e amava tra uno spettacolo e l'altro anche lasciare traccia di questo tifo, potremmo dire. Gli studiosi che in questi giorni, proprio in queste settimane, si stanno dedicando alla catalogazione di questi materiali, certo non usando quelle schede storiche che vi sono state presentate in precedenza, ma raccogliendo i dati per poi riversarli su sistemi informatizzati, si sono trovati nuovamente a contatto con i segni lasciati proprio da chi faceva il tifo sugli spalti. Un esempio è qui. Bisogna guardare un frammento da tutte le angolazioni. Una delle tante facce di questo gradino conserva infatti dei segni, delle incisioni. Possiamo leggere infatti la parte inferiore di una gamba e un piede con una calzatura. Potrebbe essere quella di un gladiatore, potrebbe anche essere il frammento inferiore della gamba di uno dei tanti venatores, cioè cacciatori professionisti che al mattino si esibivano sul piano dell'arena. Bene, questo segno ci mette in contatto con quella che era proprio la realtà, la vita quotidiana a Roma in quegli anni. E la vita quotidiana è restituita spesso e volentieri proprio dai frammenti, quei frammenti della cultura materiale che il Colosseo accoglie non solo come frammenti di marmo, di pietra o travertino, ma anche come tanti frammenti di metallo, ceramica, legno a volte, che provengono appunto dalle attività di scave condotti proprio negli anni più recenti. Il Colosseo non a caso è stato definito da Federica Rinaldi come un vero e proprio laboratorio. È stato per anni, ed è nella tradizione di questo luogo, l'offrirsi a università e ai giovani studiosi che possono venire qui a prendere, mettersi alla prova sotto la guida ovviamente dei professori e dei loro collaboratori e delle cattedre che nel corso degli anni sono andate succedendosi, collaborando prima con la Soprintendenza Archeologica di Roma e poi in anni più recenti anche con il Parco Archeologico del Colosseo.
La piazza del Colosseo, ad esempio, ha accolto lo scavo pluridecennale dell'Università Sapienza di Roma e della cattedra di metodologia e tecnica della ricerca archeologica sotto la guida di Clementina Panella, ma all'interno, già dalla metà degli anni 90 e poi per tutti gli anni 2000, Francisca Pagliares, così come Piero Dall'Amico, sotto la guida di Giovanni Carbonara, con gli allievi architetti, ingegneri, archeologi, restauratori della scuola di specializzazione per i beni architettonici e del paesaggio, bene, si sono concentrati nello scavo dei cunei, cioè di porzioni, di fette vere e proprie, a forma di cuneo, diciamo triangolari, i cunei ottavo, i cunei nono, che hanno portato prima a sfogliare la stratigrafia e poi a raccogliere tutti quei materiali che un tempo non sarebbero stati presi in considerazione perché frammentari. Hanno in qualche modo passato il testimone anche ad un'altra università, l'Università di Roma III, che in anni più recenti, sotto la guida del professor Riccardo Sant'Angeli Valenzani, ha proseguito queste indagini anche nel cuneo decimo, con indagini che hanno ovviamente posto l'attenzione, essendo una cattedra di archeologia medievale, su quelli che sono stati gli anni brulicanti di vita, gli anni del Medioevo tra il XII e il XIII secolo, in cui soprattutto le porzioni inferiori di questi fornici erano utilizzati adibite a cripte, e le tracce della vita quotidiana di quegli anni sono vivissime e sono state restituite dalla terra. I magazzini del Colosseo quindi conservano una parte dei risultati dello scavo e delle indagini condotte in collaborazione con l'Università di Roma III, che è andata letteralmente sfogliando il terriccio che per molti anni è stato inconsapevolmente calpestato dai visitatori e che poi ha portato a raggiungere gli strati anche di V secolo, quelli che hanno visto la presenza degli ultimi spettatori. Ultimi spettatori che, dobbiamo dire, sicuramente amavano scommettere, probabilmente andavano a scommettere sui risultati dei duelli gladiatori, sicuramente a favore dei loro beniamini. Che cosa ce lo dice? Ce lo dicono oggetti come questi, minutissimi, oggetti che in uno sterro sarebbero stati ovviamente non individuati e dimenticati, e che invece con uno scavo attento e un'attività minuta di controllo e catalogazione ha portato a ritrovare dadi in osso con una forma che potremmo definire eterna e che, se vogliamo, è identica, realizzata con il numero di cerchielli concentrici a partire dall'età arcaica sino ancora ai nostri giorni, laddove non andiamo ad utilizzare i numeri arabi. Ogni scommessa ovviamente prevede una contropartita, e una contropartita che ovviamente era costituita da monete in bronzo che sono state inventariate e raccolte e che attendono oggi di passare alla loro seconda fase, ovvero quella del restauro definitivo. Gli scavi della cattedra di archeologia medievale dell'Università Roma III ci portano all'aria aperta, ci fanno uscire da quelli che sono i limiti attuali del Colosseo e ci fanno andare nell'area della piazza. In realtà non è esattamente corretto definirla così. Lo scavo si è concentrato nel settore sud ed è andata ad indagare quello che un tempo era di fatto il piano di calpestio dell'ambulacro più esterno, che oggi è sotto la luce del sole, ma un tempo era coperto e si trovava al di sotto delle alte e ampie volte a botte dei corridoi. Ma la piazza del Colosseo ha visto in questi anni anche altre indagini che definiremmo come di archeologia pubblica, indagini che hanno affiancato la realizzazione di un'infrastruttura come quella della linea metropolitana C e in particolare quella per la realizzazione della stazione della metro dei Fori Imperiali e del suo condotto di areazione che si trova esattamente di fronte all'ingresso. I tanti materiali raccolti sono stati ovviamente
riportati all'interno del Colosseo, e proprio per questo contesto, un contesto che ci porta indietro nel tempo, ai momenti precedenti l'installazione dello stesso anfiteatro, è stato destinato un magazzino ad hoc. Le attività di scavo in queste aree sono state seguite dal Parco Archeologico del Colosseo proprio negli ultimi anni e hanno portato di fatto a riportare in luce uno spaccato essenziale, quello della vita prima dell'anfiteatro, di quel quartiere popoloso, vivacissimo, intensamente abitato, che fu poi distrutto in quei giorni di incendio che furono attribuiti con molta malizia all'imperatore Nerone, alla volontà dell'imperatore Nerone di appropriarsi di quest'area centrale di Roma. Ma le tracce, quindi databili all'età repubblicana e alla prima età imperiale, s'erano conservate, sigillate dagli strati di terreno, strati che sono stati generosissimi e hanno restituito materiali fittili, cioè ceramica, metalli, bronzi, materiali in ferro, oggetti in ferro, e hanno lasciato anche vive le tracce di un'area che oggi non c'è più, la cosiddetta Collina della Velia, una vera e propria sella che univa il Palatino all'Oppio e che era appunto intensamente popolata. Cosa ci è rimasto di quei luoghi? Non solo le strutture, ma il percorso dei pozzi profondissimi che raggiungevano livelli tali da poter consentire l'approvvigionamento dell'acqua. E sono rimasti quindi i secchi utilizzati dai romani che abitavano questo quartiere per attingere l'acqua, ma sono rimasti anche tracce del riutilizzo di questi secchi come butti, quindi per gettare dei veri e propri rifiuti, oppure come luoghi di deposizione ritualizzata di elementi provenienti da luoghi di culto attestati in quell'area e che ci parlano comunque di una devozione che è oggi al centro degli studi e delle ricerche che stiamo portando avanti. Qui vedete parte di questi materiali, alcuni di questi sono oggetti di attività specifiche che noi andremo a definire oggi come dei veri e propri strappi, in attesa di essere portati nei laboratori di restauro. Ma siamo stati fortunati, ci sono anche materiali che sono stati rinvenuti non solo in frammenti, ma anche integri, in ottimo stato di conservazione. E tra questi non possono non attirare la nostra attenzione lucerne in ceramica a vernice nera, come questa, un materiale che noi archeologi consideriamo un vero e proprio marker dell'età ellenistica, o meglio dell'età repubblicana, tra il IV e il III secolo a.C. C'era vita prima dell'anfiteatro e questi materiali di fatto ce lo dicono. I materiali sono molti e l'attività di restauro è intensa ed è già stata avviata. Il Colosseo continuerà quindi ad essere foriero, un luogo di sperimentazione, di studio e di ricerche, anche con cantieri che riguardano la nostra vita quotidiana. Lo scavo di fronte all'ingresso del Colosseo ha portato alla luce un elemento essenziale per la vita dell'anfiteatro, una fistula in piombo, cioè un tubo, una conduttura per l'acqua, che vedete qui preparata per andare al restauro, e che è di fatto conservata ancora con il terriccio che per secoli l'ha vista alloggiata in situ, sul posto e quindi funzionante. Parlavamo prima della filiera che dallo scavo porta allo studio e quindi poi alla divulgazione, pubblicazione scientifica, presentazione al pubblico. All'interno di questo processo, che non si interrompe mai, il ruolo di collante è riservato alla conservazione.
Angelica Puglia, funzionario restauratore del Parco Archeologico del Colosseo, in forze al Colosseo, ne sa qualcosa, visto che questo immenso patrimonio di beni mobili ogni giorno viene attenzionato, monitorato, controllato, nel caso anche restaurato, in maniera tale che possa continuare a raccontare di sé. Prego, Angelica. Grazie, Federica. Normalmente nei musei che vengono costruiti o che vengono organizzati per esporre opere e manufatti abbiamo magazzini e depositi che a volte assomigliano ai musei stessi per organizzazione, per gestione degli spazi, che nasce molto più idonea all'esposizione e alla conservazione dei manufatti. In questo caso nel Colosseo la sfida è stata proprio quella di creare dei depositi e dei magazzini che garantissero la conservazione di questo numero estremamente grande di manufatti e di opere, che ne permettessero una corretta conservazione pur in un ambiente e in ambienti che non nascono per questo scopo. E quindi nel tempo ci siamo trovati a dover adattare gli spazi che erano nati per altre funzioni al ricovero delle opere. Questo però non ha portato a una diminuzione della qualità della conservazione. E i depositi sono proprio, i depositi e i magazzini del Colosseo mostrano proprio un esempio di sfida vinta in questo senso. Qui ne abbiamo un esempio. Nel caso di depositi e di magazzini, noi operiamo una doppia azione conservativa. Un'azione conservativa indiretta, cioè creiamo un ambiente che permetta una corretta conservazione dei beni, mitigando le possibili forme di degrado. E questo lo facciamo con azioni molto semplici, con la creazione per esempio di strutture che possano ospitare i pezzi con uno spazio idoneo, che diano ad ogni pezzo il suo giusto spazio, la sua collocazione, la sua ispezionabilità, una protezione semplicemente anche dal particolato atmosferico o da eventuali possibili cadute di elementi anche di piccolo deposito, e che permetta quindi attraverso queste semplici cose di proteggere le opere che sono esposte. Grazie a questi sistemi noi possiamo regolarmente ispezionare le opere, verificarne lo stato di conservazione, nella maggior parte dei casi quindi verificarne il buono stato di conservazione, e se necessario invece agire con interventi conservativi puntuali mirati appunto al recupero del buono stato di conservazione del manufatto. Da un lato quindi una conservazione indiretta, quella sull'ambiente che ospita i frammenti, dall'altro lato una conservazione diretta, quella proprio che noi esercitiamo sui pezzi. Abbiamo gestito questi magazzini appunto proteggendone le chiusure, proteggendone, evitando l'ingresso e l'accesso di volatili o di roditori, quindi rendendo ovviamente con sistemi di sicurezza che meno però rispondono al mio compito specifico. Grazie a questo abbiamo una corretta conservazione dei pezzi e la possibilità di verificare con regolarità la loro condizione. Gli interventi conservativi che noi effettuiamo nell'ambito della tutela dei manufatti che sono ricoverati nei nostri magazzini e nei nostri depositi sono interventi che coprono un'ampia gamma di attività. Andiamo dalla regolare e continua depolveratura, rimozione del deposito incoerente, della polvere. Ricordiamoci che siamo comunque in un ambiente al centro della città, quindi con una deposizione di inquinanti e di particellato atmosferico molto corposa, quindi si va da una semplice rimozione del deposito della polvere a interventi di vero e proprio restauro, di ristabilimento della coesione o dell'adesione di frammenti. Un esempio di questo intervento, di questa attività, è quella che verrà svolta a breve nella ricomposizione di un tripode che è stato portato alla luce durante gli scavi effettuati nell'area della piazza del Colosseo, è stato ritrovato appunto in frammenti, e parte di questa attività, in questo caso delle nostre attività, sarà la ricomposizione, la pulitura, l'intervento conservativo e la riadesione dei frammenti. Con la mia collega Sonia Lanzellotti abbiamo
appunto stiamo mettendo in campo questo intervento. Sul tripode consisterà appunto nella riadesione di questi frammenti. La loro collocazione è abbastanza sicura, come si può vedere, e quindi a breve avremo la possibilità di ricomporre l'unità di quello che era un tripode. Anche questa è una delle attività che vengono ricomprese nell'attività conservativa dei materiali che si trovano nei nostri depositi. Se una buona parte dei manufatti che appartengono al Colosseo o provengono dagli scavi eseguiti nell'area del Colosseo sono all'interno dei magazzini, un'altra parte importantissima si trova all'aperto, si trova nelle aree aperte, totalmente aperte o semiconfinate, cioè parzialmente coperte. E quindi i fenomeni di degrado che possono colpire questi manufatti sono fenomeni legati da un lato proprio alla loro collocazione all'aperto non protetta, dall'altro al contatto con il pubblico. La maggior parte di questi manufatti infatti sono a strettissimo contatto con i visitatori. Per noi questo è estremamente importante perché vuol dire mantenere un contatto con l'opera, permettere ai visitatori di avere un contatto ravvicinato con le opere. D'altro lato però questo espone a dei rischi che, se da un lato sono quelli fisiologici, quelli della curiosità di toccare un'opera, di sentirne il marmo e quindi l'irresistibile desiderio di toccare un'opera, dall'altro lato invece possono arrivare ad essere comportamenti vandalici, come quello di apporre scritte o addirittura, nella peggiore delle ipotesi, quello di apporre incisioni, eseguire incisioni. Il Colosseo è estremamente vigilato, in tempi normali abbiamo però una tale quantità di visitatori che purtroppo anche questa è una delle ipotesi che dobbiamo mettere in campo. Per le opere che si trovano appunto all'esterno e a contatto ravvicinato con il pubblico, eseguiamo una serie di operazioni che sono quelle prima di tutto del monitoraggio. Un monitoraggio regolare, annuale, che permetta di verificare lo stato di conservazione delle opere rispetto all'anno precedente e di intervenire qualora fosse necessario. Intervenire rispetto all'azione umana e intervenire rispetto appunto allo stato di conservazione dell'opera che possa necessitare di una manutenzione ordinaria o in alcuni casi straordinaria. In questo caso, tra le ultime operazioni conservative che si sono svolte al Colosseo c'è stato quello della pulitura di una serie di capitelli che si trovano a contatto con il pubblico e che, grazie alla mano della restauratrice Sonia Lanzillotta, sono stati puliti, restaurati e protetti. Come dicevo, per noi questo è fondamentale per permettere di continuare ad avere un rapporto tra le opere e il visitatore e per permettere anche di rendere visibile e fruibile una fase che tradizionalmente viene coperta da teli, ponteggi, quella dell'intervento conservativo. Noi vogliamo proprio renderlo l'opposto, vogliamo renderlo un momento ponte con il visitatore e per questo motivo cerchiamo di rendere i nostri cantieri i più in sicurezza ovviamente, ma i più osmotici possibile. Il momento della conservazione deve diventare un momento didattico e di arricchimento e non un momento che allontani il visitatore dall'opera e quindi speriamo progressivamente di poter permettere ai visitatori questa esperienza che parallelamente porterà a una conservazione ottimale dei nostri manufatti. Siamo arrivati alla fine del nostro racconto. Dicevamo all'inizio che al Colosseo la storia ormai bimillenaria di questo monumento si riflette nel patrimonio dei suoi beni mobili e ci troviamo qui di fronte ai reperti forse più recenti della storia del Colosseo. Sappiamo tutti che nel 1750 Papa Benedetto XIV
decide di istituire la Via Crucis e fa collocare sul piano dell'arena, completamente interrato, le 14 edicole disegnate dal senese Paolo Posi su richiesta di padre Leonardo da Porto Maurizio. Queste edicole fino al 1874 circa rappresentano il nuovo volto del Colosseo istituito come chiesa pubblica. Ma a quel punto le esigenze della riscoperta archeologica comportano, per volontà dell'allora soprintendente Pietro Rosa, la loro demolizione. Le edicole devono essere rimosse per poter garantire il proseguimento dello scavo all'interno del piano dell'arena. Le edicole vengono smontate, sono edicole tutte in travertino, e i materiali ricavati dal loro smontaggio vengono dispersi tra il Museo Nazionale Romano, oggi Terme di Diocleziano, istituito col Regio Decreto del 1889, e il Colosseo. Ecco allora che qui, all'interno di questo forbice, vediamo depositate a terra una parte delle porzioni delle edicole che nel 2016 poi sono state rialzate, e oggi un'edicola della Via Crucis è visibile a tutto il pubblico lungo il percorso della cosiddetta galleria di servizio. Chiudiamo quindi questo racconto invitandovi a guardare, quando passeggiate all'interno del Parco Archeologico del Colosseo e all'interno del Colosseo, questi reperti millenari che raccontano la storia dei nostri monumenti. Grazie a tutti, alla prossima!